Cari amici di Teletermini e non solo di Facebook, benvenuti a questa nuova puntata di Termini Altri Termini. Siamo in diretta e siamo in registrata, quindi benvenuti a tutti. Già da qualche minuto abbiamo superato le 6:30. Come vi dicevo, stavamo cominciando ad aspettare gli ospiti annunciati prima di iniziare questa diretta. Ebbene, iniziamo subito perché abbiamo con noi un uomo che si candida a sindaco, uno dei primi oltretutto ad annunciare la sua candidatura a Termini Imerese, Pippo Preti, a cui chiedo di avvicinarsi qui alla postazione. Buonasera. Buonasera. E allora, il primo a candidarsi in un momento oltretutto particolare della nostra città, Movimento dei Coraggiosi di Ferrandelli, esatto, un movimento nuovo, una costola, possiamo chiamarlo, voi eravate sia tu sia Ferrandelli, eravate nel Partito Democratico, lasciate il Partito Democratico quasi perché vi stava stretto stare all'interno del Partito Democratico. Oltretutto, ed è questo non perché sto raccontando qualche storia fantastica, ma lo possono vedere i nostri amici anche dalle varie registrazioni su Teletermini dei vari convegni del Partito Democratico, c'era sempre un tuo essere dissidente all'interno del Partito Democratico, nonché la scelta di lasciare il Partito Democratico e di fondare i Coraggiosi anche a Termini Imerese. Poi questa candidatura che oggi, visti gli sviluppi palermitani, sembrerebbe addirittura essere non solo di rottura con il centro-sinistra, ma addirittura si pone leadership del centro-destra. Insomma, raccontaci prima di tutto come si evolve questa politicamente, questo cammino dei coraggiosi, addirittura a diventare leader del centro-destra. Ma intanto grazie perché per questa occasione che mi dai di presentarmi alla città ancora una volta da candidato sindaco. L'altro elemento secondo me importante è che sempre tu, tramite Teletermini, hai consentito di avere una diretta a suo tempo, e anzi una registrazione a suo tempo, di quello che è stato il primo evento dei Coraggiosi a Termini Imerese quando è nato. E dal primo momento, dico, esistono le registrazioni, video consultabili, anche quelle successive all'interno delle assemblee del PD. La mia posizione nei confronti di quella che era l'allora amministrazione Burrafato è sempre stata molto chiara. Era una città in profonda crisi, che adesso addirittura ha raggiunto delle vette incredibili, ma le origini, i prodromi di quella crisi ovviamente erano tutte già palesi. Assurdamente il Partito Democratico e tutta la maggioranza, direi, continuava a sostenere un'amministrazione a quei tempi già alla frutta, cioè già finita, che si vedeva non era più in sintonia con la città. Ecco, da allora inizia un percorso di allontanamento da scelte incomprensibili da parte del Partito Democratico fino alla fondazione, possiamo dire, l'ispirazione di questo gesto di Fabrizio di lasciare l'Assemblea regionale siciliana senza motivo, cioè senza che ci fosse una vera motivazione, senza un'indagine o altro. Era un sussulto morale nel momento in cui la Borsellino lasciava la Giunta Crocetta. Ecco, questo mi è sembrato un gesto che ha ispirato tantissime persone. Ieri, stiamo parlando veramente di ieri mattina, 18 febbraio. 18 febbraio, c'è stato un evento largamente, vastamente partecipato a Palermo. Penso che non ci credesse nessuno, tutti avrebbero scommesso esattamente il contrario, invece penso che sulla folla iniziale ha già battuto Luca Orlando. Si parla di vittoria al primo turno, io dico adesso magari è troppo, però chiaramente Fabrizio Ferrandelli fa qualcosa di importante su Palermo e continua su un percorso di trasversalità. Ora, il trasversalismo è una cosa importante, non lo si può soltanto enunciare, bisogna anche prenderne le conseguenze. Era un dirigente come me del Partito Democratico, io stesso sono stato membro del coordinamento del PD di Termini Imerese, ho lasciato il coordinamento del PD, ho lasciato il Consiglio Comunale perché venivo eletto all'interno delle liste del Partito Democratico, ognuno deve essere capace di segnare il solco rispetto al passato. E quindi dando significato e dando sostanza a questa scelta di estrema critica.
da questo punto di vista. Da ieri Fabrizio Ferrandelli è realmente candidato, ha dato sostanza alla sua candidatura e lo ha fatto davanti alla città. Ha parlato ancora di trasversalismo. Il trasversalismo in realtà è riuscire a prendere ciò che c'è di buono fra quello che può essere una destra storica sociale e una sinistra realmente riformista in un momento come questo. Ora io dico, sono candidato a sindaco di Termini Imerese. Cosa vuol dire essere di destra o di sinistra nelle scelte che dobbiamo andare ad affrontare? Anche perché insomma, a Termini Imerese, particolarmente rispetto a Palermo, il significato di destra e sinistra un po' l'abbiamo perso già da 7 anni a questa parte. Sì, direi otto anni. Diciamo che già la prima avventura del sindaco, che adesso diciamo si è dimesso, la prima avventura nasceva con Gianfranco Miceghe vice sindaco, quindi nasceva un destra-sinistra, un sinistra-destra, che in realtà non era l'unione di idee né di ideologie, ma era un'operazione puro tornaconto. Da quel momento in poi il trasversalismo, ma era un trasversalismo, fammi dire, diciamo, sugli interessi, ci ha accompagnati fino a qualche mese fa. Oggi è qualcosa di assolutamente diverso. Oggi si tratta assolutamente di trovare le ragioni per risolvere le problematiche di Termini Imerese. Oggi c'è stata la presentazione del carnevale, c'è stato il salvataggio del carnevale. Non c'è stata un vero e proprio presentazione, nel senso che la città è quasi estranea, parlo dell'amministrazione comunale, tranne che diciamo proprio il minimo indispensabile, il patrocinio, né più né meno di questo, rispetto a quello che è un evento storico, l'evento che ci significa per tantissimo tempo. Fuori, davanti all'autostrada, c'era scritto Termini Città del Carnevale. Oggi diciamo che molti di noi hanno messo mano al portafoglio, consentendo a dei ragazzi di buona volontà e naturalmente alle maestranze di dare un carnevale alla nostra città. Beh, diciamo proprio le maestranze chiaramente stanno cercando di spolverare i carri più che altro quest'anno. Ma la cosa che ha fatto scalpore e polemica in un certo senso oggi alla presentazione del carnevale, di questo carnevale 2017, è stata l'assenza dei candidati sindaco. Oggi ci sei tu candidato sindaco, c'è l'avvocato Sorce che ha annunciato la sua candidatura, il Movimento 5 Stelle ha svelato così, ma non ha mai annunciato un candidato, però non era presente nessuno. Ecco, la mancanza della politica in un momento in cui il carnevale vuole ripartire dalla gente era assente. Dico, naturalmente tu puoi rispondere per te, chiaramente. Lo faccio molto volentieri. Dobbiamo dire la verità, adesso il carnevale di Termini Imerese non aveva un aspetto istituzionale, aveva un aspetto associativo, sarebbe stato come mettere un cappello sopra. La presenza sicuramente curiosa poteva anche starci, ma d'altra parte la presenza di candidati sindaco estranei all'organizzazione, ma che poi si presentano lì ad ascoltare o come voler mettere le mani sulla spalla di qualcuno, a me sembrava assolutamente svilente da questo punto di vista. Una cosa è l'attenzione al fenomeno, io stesso quando mi è stato chiesto di dare un contributo, come tantissimi altri termitani, ho sentito la responsabilità e il dovere di favorire la continuazione, perché sarebbe stato davvero un peccato perdere la tradizione. Avere trovato delle energie libere, non istituzionali, non politicizzate, che hanno preso su di sé la responsabilità di fare anche l'evento 2017 del Carnevale, è stato un grande atto, che è una grande dimostrazione che Termini Imerese è ancora viva. Esiste ancora un tessuto vivo all'interno della nostra città. Sempre restando sul carnevale, oggi gli organizzatori di questo carnevale, quindi a partire dal Comitato dei Nanni, che sentono su di sé la responsabilità anche in un certo senso della tradizione, ma come loro anche l'Associazione Pro Termini, l'Associazione del Comitato del Carnevale, eccetera, eccetera, si sono dati appuntamento a giovedì dopo, quindi il mercoledì delle ceneri, per ricominciare a parlare di Carnevale 2018, con un impegno, per l'amministrazione c'era presente soltanto la dottoressa Campagna, presidente del Consiglio Comunale, con un impegno, quello di davvero, realmente, ricominciare a parlare di Carnevale 2018 a partire dall'indomani del Carnevale. Da questo punto di vista, un candidato sindaco, quale tu sei, che impegno può prendere realmente? Perché insomma, poi alla fine si sa, le maestranze, con tutta la buona volontà che vogliamo, anche con budget ridotti, però chiaramente se non gli diamo i capannoni per andare a lavorare con l'auto anticipo, è dura. Allora, dall'indomani del carnevale, ricominciare a parlare di carnevale con i capannoni alle maestranze, è un impegno che puoi tu prenderti come candidato sindaco?
Ma secondo me bisogna dare un assetto istituzionale, definitivo, costante, permanente al Carnevale di Termini Imerese. Questa tradizione non può non essere gestita attraverso una fondazione. Questa è quello che è la mia idea, poi ovviamente sarà inserita all'interno del programma e diventerà a questo punto un impegno elettorale e poi anche un impegno amministrativo, cosa completamente diversa per quello che sarà naturalmente trovare i fondi. Che si riesca a fare già nel 2018 è auspicabile. È ovvio che le finanze veramente terribili del Comune di Termini Imerese non so se lo renderanno possibile già per l'anno prossimo, però l'idea di mirare a una fondazione che gestisca la scuola della cartapesta, che gestisca ovviamente i capannoni, che gestisca gli altri beni come per esempio i carrelli e che organizzi le maestranze nei mesi piuttosto che nell'ultimo mesetto che precede il carnevale, questo è quello che è assolutamente auspicabile e sento di prendere questo impegno. Al di fuori di una fondazione la vedo veramente difficile. Una fondazione naturalmente darebbe costanza e permetterebbe a tutti gli operatori del carnevale, che non sono pochi, di avere un luogo di conciliazione dei diversi interessi e delle diverse visioni del carnevale di Termini Imerese. Sarebbe un riferimento per l'amministrazione, cioè io vado, chiamo la fondazione e mi faccio dire a che punto siamo, come vanno le cose, come procede, eccetera, eccetera. No? Sarebbe bionivo questa relazione, sarebbe la fondazione a dialogare con l'amministrazione e a prendere gli impegni nei confronti dell'amministrazione, cioè questo darebbe certezza a tutti quanti, ecco, per l'amministrazione, e poi soprattutto potrebbe seguire nei giorni, nelle settimane, nel passaggio dei mesi questo avvicinamento e potrebbe alzare dei livelli di guardia che invece l'assenza di un'organizzazione permanente non consente, e quindi spesso si arriva molto tardi all'evento e bisogna andare di fretta. Allora, noi abbiamo iniziato la nostra chiacchierata parlando di politica dal punto di vista proprio di alleanze eccetera eccetera, di situazioni, trasversalità. Adesso abbiamo affrontato l'argomento del carnevale perché è l'argomento del giorno. Ci sono altri argomenti del giorno, c'è l'argomento Egox che preoccupa tante persone, insomma tanti che si sono interessati all'argomento, che sono scesi in piazza e che ora domani vedremo probabilmente un consiglio comunale che ha come punto straordinario all'ordine del giorno proprio l'argomento. Tanti hanno preso la parola anche ai microfoni della radio, Radio Panorama, anche ai microfoni di Teletermini, però non abbiamo la tua concezione del problema. Spiegaci come vedi tu il problema Ecox e come vedi tu appunto la situazione. Fammi dire intanto una cosa, che il problema Ecox nasce, viene conosciuto nel settembre del 2015. Nel settembre del 2015 viene fuori, anche per una discreta attività, anzi diciamo un'importante attività da parte di 5 Stelle, quello che era il decreto che è venuto fuori, era stato pubblicato il 14 di agosto da parte dalla Regione Sicilia. Questo dice bene tutto sui tempi, quindi è una battaglia che Termini Imerese inizia nel settembre, quindi nell'estate del 2015. Ho visto delle persone pronunciare le prime parole o i primi documenti soltanto nel febbraio del 2017. È ovvio che benvenuto su una guerra che è di un'intera popolazione, di un'intera città, quindi una battaglia di un'intera città, il fatto che qualcuno arrivi buon ultimo e in ritardo, fammi dire, è comunque benvenuto all'interno della battaglia. Ma c'è chi ha cominciato a combatterla da subito. Io in quel momento non posso negare che militavo all'interno del Partito Democratico, il direttivo si è subito riunito, ha preso posizione, ha espresso una posizione molto chiara ed è ancora rintracciabile su Facebook e sugli atti di stampa di quel periodo. Abbiamo chiesto a gran voce quello che fosse un consiglio comunale urgente, e lì c'è stato un grande errore della politica, ha sottovalutato la possibilità di pronunciarsi entro i termini di legge, cioè entro il 30 di settembre. Fammi dire che poi la battaglia è continuata a gennaio con il secondo decreto e anche in quella volta il secondo pronunciamento successivo del Consiglio Comunale. Oggi c'è chi arriva quando già i buoi sono fuggiti dalla stalla, cioè nel senso ormai c'è un decreto che concede, dà la possibilità di presentare un progetto esecutivo, almeno la possibilità di presentare un progetto esecutivo e poi farlo approvare, e adesso si chiede di interrompere il processo, di riesaminare il processo agli assessorati regionali. Fammi dire che è davvero davvero un po' tardi. Ecox
rispetto alla posizione Equox. Però c'è da dire, scusa se ti interrompo, che nel frattempo comunque il Comune, il Consiglio Comunale si è opposto con gli strumenti che ha a disposizione, quasi, diciamo. Quasi tutti. Allora, il Comune ha fatto, allora possiamo dire questa cosa, allora valorizziamo intanto il lavoro che è stato fatto dal Consiglio Comunale di Termini Imerese, perché in questo momento svilire il lavoro fatto dai consiglieri comunali di Termini Imerese, che quasi all'unanimità si sono pronunciati, sarebbe veramente fare arachidi, cioè sarebbe in qualche modo frenare le proprie ambizioni. Allora, Termini Imerese è stata chiara, ci sono due delibere del Consiglio Comunale contro Equox, e quindi è una lotta della città nei confronti di una società. Questa società parte con un progetto, era un progetto da 140.000 tonnellate, ricordiamo che a Termini Imerese siamo per rifiuti intorno alle 8.000 tonnellate, quindi diciamo enormemente più largo di quelle che è la necessità di Termini, quindi non era un progetto che aveva come riferimento Termini Imerese. Lo cambia, passa da secco più umido a solo umido e adesso c'è un terzo progetto con una sua trasformazione. La verità però bisogna andare alla radice. A noi non piace questo progetto perché in realtà ci ruba il sogno di poter utilizzare il territorio della zona 2, dell'area industriale, per quello che è una zona di mare. Questa è la verità. Sembra toglierci questa evoluzione del progetto Equox più per quello che sono i risvolti, più ancora per i risvolti sulla salute. Quello che sembra togliere ai termitani è la possibilità di darsi un nuovo modello di sviluppo rispetto a quello attuale. Adesso, girando per l'area industriale, noi vediamo delle attività sempre meno aperte, sempre meno attive e quindi sempre meno opportunità di lavoro. Se andiamo in direzione da Termini Imerese verso Cefalù, quindi da ovest verso est, troviamo un Enel che ha già annunciato che almeno uno dei blocchi, quello più diciamo meno efficiente da un punto di vista energetico, che è anche quello a più alto impatto ambientale perché è quello legato al fumaiolo più alto, alla canna fumaria più alta, verrà dismesso, lo dicono loro, non lo diciamo noi. Però mettono in vendita un pontile con i serbatoi. Voi vi rendete conto che una delle opere più importanti che si possa realizzare a Termini Imerese è sicuramente il porto turistico. Io ho l'idea di qualcuno che venga qui con delle barche milionarie, quindi a portare nuovi redditi, nuova spesa, non i redditi dei termitani spesi dentro Termini, ma nuova capacità di spesa, che però debba scansare una petroliera, quello che viene fuori da questa petroliera che viene a scaricare del carburante, affinché qualcuno possa assumere al massimo una decina di persone. Ora, senza volere svilire il lavoro a chi manca, io dico che 10 persone non valgono la svendita di Termini Imerese, questa è la verità. Però, ancora la politica non ha dato una chiara visione alternativa rispetto a ciò che c'è adesso. Quindi noi rischiamo di essere sempre in difficoltà. Quale difficoltà? Quella del dire no. No alla vendita del pontile, no all'insediamento della Equox. Fino a quando Termini Imerese non si esprimerà su quello che vuole fare nel suo futuro, e noi siamo evidentemente per una sua evoluzione turistica e per un'evoluzione che valorizzi le ricchezze di Termini Imerese, non le mortifichi, fino a quando non si sarà pronunciato verso un altro uso del proprio suolo, del proprio territorio, noi ci troveremo a dire no di volta in volta. E c'è un caso molto pericoloso di 2 giorni fa, che è quella del sovrintendente di Messina, che ribalta il parere del suo predecessore, cioè sempre la sovrintendenza di Messina, che stoppava il progetto dell'inceneritore di Milazzo, di Pace del Mela. Quindi era un progetto praticamente archiviato che viene resuscitato. Questa è la volontà del governo regionale siciliano in atto. Non ci può dire a Termini Imerese che si è contro gli inceneritori e poi sostenere o addirittura avere creato un governo, parlo del governo Crocetta, che reputa invece gli inceneritori come delle forme evolute e nuove di gestione dei rifiuti. Ma in questo non è soltanto il governo Crocetta, ma anche Faraone, che si candida a succedergli, in realtà indica gli inceneritori come elementi evoluti, quindi il futuro rispetto al passato, che sono le discariche. Ora voglio dire, però c'è da dire una cosa, scusa ti interrompo, che a proposito tu dicevi Equox ci ruba un sogno possibile di riconvertire quella zona a turismo, ma c'è da dire che il Movimento 5 Stelle l'altra sera in piazza ha detto anche che ci sono 2 stabilimenti che fanno recupero di percolato in questo momento, lavorano a pieno ritmo alla colonia industriale, e non è percolato di Termini Imerese sicuramente, ma è percolato di tutta la Sicilia, oltre a un'altra azienda che fa un lavoro sulla gomma. Insomma, ci sono già delle situazioni che
verosimilmente possono causare inquinamento e che ci rubano quel sogno di riconversione. Quindi ecco cosa si dovrebbe ad aggiungere. Chiaramente anche lei nel momento in cui dovesse dare la possibilità di fare il recupero di questi oli pesanti, quello che è, insomma, di questi serbatoi, sarebbe un'altra cosa ancora. Allora la lotta, diciamo, o comunque lo livello di guardia va tenuto solo per Ecox, oppure quali sono le politiche che può portare avanti un'amministrazione comunale che si candida come quella che fa la tua persona, che si candida a sindaco di Termini Imerese? Poi la gente questo credo voglia sapere, che il problema c'è, l'abbiamo, però quali sono le mosse? Chiaramente non ci puoi svelare tutto, perché posso capire, però per linea di massima cosa può fare un sindaco, un'amministrazione, un consiglio comunale ancora di più rispetto magari a quello che ha fatto lo scorso? Cosa può fare? Può dare una nuova pianificazione territoriale a quell'area. Allora, detto così può sembrare una cosa sciocca, in realtà si tratta di intanto immaginare un nuovo futuro per quello che è la zona ex ASI, ora IRSAP. Una volta immaginato il futuro e dando una pianificazione territoriale seria, normata, deve trovare ovviamente sintonia all'interno dell'area metropolitana di Palermo e dell'Assemblea regionale siciliana e del governo regionale. Quello che è la straordinaria occasione che ha Termini Imerese, che per la prima volta non vota insieme alle europee, ma vota qua anticipando le regionali. Quindi un'amministrazione nuova, un'amministrazione che ha un'idea diversa di uso del territorio e che trova sintonia con i deputati che verranno eletti nel prossimo governo regionale, potrebbe aprire una stagione di riconversione di quell'area. È ovvio che questa riconversione deve tenere conto soprattutto di una parola e trasformarla in fatti, che è la parola lavoro. Allora, quello che noi cerchiamo non è una Termini Imerese da cartolina, cioè una Termini Imerese da guardare da fuori e bearci di una Termini Imerese che si va svuotando delle sue energie migliori e più giovani. Noi vogliamo una Termini Imerese che dia occasioni. È ovvio che c'è una parte di quell'area, che è la zona 2, che è sul mare, c'è una zona 3 che invece potrebbe diventare un magnifico laboratorio, un magnifico incubatore di nuove tecnologie e di start-up. Non è detto che questo incubatore debba per forza stare al di qua dell'autostrada, può stare benissimo al di là. Questa è la differenza fra fare le operazioni nella zona 2 e nella zona 3. Non parlo della zona 1 perché ci sono delle scelte che sta compiendo l'Enel, ma anche qui la politica può fare qualcosa, i termitani possono fare qualcosa. L'Enel ha bandito un concorso, in altre zone d'Italia in cui ci sono delle centrali in dismissione esistono dei progetti alternativi. La città di Termini Imerese, né i cittadini liberamente associati fra di loro, ha ancora proposto un progetto. Cioè l'assenza in questo momento di immaginazione, anche se vogliamo anche per colpa della politica, sta comportando che nessuno dia una idea alternativa. Ecco perché poi si finisce con la vendita dei serbatoi e del pontile. Esiste una capacità di immaginare. Ora, le elezioni amministrative rappresentano una finestra strategica importante. Se il mandato verrà dato a un'amministrazione, fammi dire a un sindaco e dei consiglieri comunali, che vanno in una direzione in maniera chiara, questi dovranno cercare coerenza nelle imminenti elezioni regionali. E allora sì che potremmo parlare seriamente di una nuova Termini Imerese. In chiusura, perché non voglio rubarti tutta la serata alla tua famiglia, insomma, domenica sera è chiaramente giornata dedicata alla famiglia. Per concludere, i cittadini si lamentano, chiaramente ci lamentiamo tutti, anche tu penso, della pressione fiscale a cui siamo, e ancora non abbiamo visto niente, si dice anche così, no? Nel senso che la situazione del bilancio comunale è davvero pietosa, difficoltà nel pagamento addirittura degli stipendi agli impiegati, del pagamento delle forniture che il comune deve ai vari fornitori e quindi fornitori che lasciano il comune di Termini Imerese. Allora, c'è una situazione economica davvero pietosa e a quanto pare, ripeto, c'è la famosa frase ancora non abbiamo visto niente, nel senso cosa ci dobbiamo aspettare per i prossimi 5 anni
e quali strumenti poter approntare per cercare di lentamente o più velocemente possibile, che forse è più è un augurio che ci facciamo, più velocemente possibile allentare questa pressione fiscale ai cittadini. Ma la pressione fiscale ai cittadini è di due tipi, fammi dire. Esiste una pressione fiscale per chi le imposte le paga, che è elevatissima, e una pressione fiscale pari a zero per chi queste imposte non le paga. All'interno di questo di questa fetta di popolazione, che purtroppo è intorno al 50%, esistono poi due fasce, quella di chi non può e va assolutamente aiutato, da chi invece ha cominciato a fare il furbo in una maniera successiva. Ecco, l'amministrazione prossima, ma anche quella attuale, diciamo il commissario sta andando già in questa direzione, ma noi saremo sicuramente più incisivi, dovrà usare due pesi, in questo caso veramente due pesi e due misure, cercando di recuperare dove si può recuperare, dove è giusto recuperare, cercando di aiutare e venire incontro a quelle fasce veramente più deboli e che hanno fatto dell'evasione una scelta di necessità. Ecco, dovremmo cercare di essere buoni, un'amministrazione buona e comprensiva nei confronti di chi non poteva, e dovremo essere un po' più severi nei confronti di chi invece ha cercato di fare il furbo, così recupereremo delle nuove energie. Ci sarà e poi dobbiamo anche dire che siccome la stragrande maggioranza della spesa va soprattutto in due parti, una va sulla raccolta dei rifiuti, quindi sulla gestione della raccolta dei rifiuti, e l'altra sugli stipendi, noi dovremo cercare assolutamente di internalizzare quanti più servizi, in maniera tale da rendere più efficiente la macchina amministrativa, e questo significa minori spese perché lo fai con quella che è una spesa già data, e la gara d'appalto che verrà assegnata per quello che riguarda la raccolta dei rifiuti consentirà, con un'alta percentuale di raccolta differenziata, e lì si dovrà battere l'amministrazione, ma i cittadini dovranno assolutamente essere virtuosi in tal senso, permetteranno in un ragionevole periodo di tempo dei risparmi importanti. Ecco, da lì può arrivare il volano di una nuova Termini Imerese e nuovi investimenti da effettuare sul nostro territorio. Ma secondo te, dicevo poco fa, ti stavo chiedendo questo, perché fino a questo momento l'amministrazione che ti ha preceduto non è riuscito a essere incisivo, e siamo arrivati a questo punto? Sì, abbiamo dovuto, l'amministrazione ha contratto anche diversi debiti chiaramente negli ultimi anni, su questo ti chiedo anche poi casomai una parentesi per dirmi se erano necessari o meno questi debiti, perché non è riuscita a trovare quella soluzione così semplice, poi alla fine potrebbe, da quello che tu dici, essere. E poi spiegami anche se potevano essere evitati questi debiti così esosi. Ma allora, dire che la soluzione è semplice, la soluzione non è semplice, è una soluzione che comunque un po' di sacrifici ai cittadini li richiederà. Però veniamo fuori da quella che è una lezione morale che ci è stata data da un film, quella L'ora legale. L'ora legale ci ha fatto... L'ora legale ci ha dato una visione di città completamente diversa, è quella in cui invece di rappresentarci dei politici cattivi e dei politici buoni, ci ha rappresentato una società rappresentata da politici che le somigliano. Alla fin fine dobbiamo anche capire che il sindaco viene rimesso, non è lui che si ripropone alla cittadinanza, sono i cittadini che lo vanno a ritrovare patanè, ecco, per usare una persona che conosciamo tutti, perché penso che non ci sia termitano fra i 3 e i 93 anni che non abbia visto il film. Qualche piccolo sacrificio andrà fatto, non era una soluzione facile perché si cercavano delle soluzioni di comodo, ecco che io penso che tu facessi riferimento alla soluzione di mutui, ecco, dei mutui che si potevano assolutamente evitare se solo si fosse invece meglio dotato la struttura tributi del comune di Termini Imerese. È stata una scelta politica, Salvo, è stata una scelta politica che però non ha coinvolto soltanto il sindaco, adesso dimessosi. Noi stiamo parlando di connivenza delle maggioranze che l'hanno sostenuto e degli assessori che l'hanno sostenuto. Cioè, non ho visto nessuno prendere le distanze mentre questo scempio delle finanze e dell'amministrazione di Termini Imerese veniva compiuto. Cioè, tutto questo avveniva nel più assoluto silenzio. Oggi però assistiamo alla volontà di trasformare Salvatore Burrafato in un capro espiatorio. Cioè, tolto lui, salvi tutti, liberi tutti, tutti uguali. Fammi dire che molte persone non hanno la professionalità, non hanno la credibilità per esprimere la soluzione ai problemi che si stessi hanno creato.
Va bene, allora penso che abbiamo fatto un primo approccio con Pippo Preti, che ci è venuto a trovare con tanto piacere. Naturalmente avremo modo in questa campagna elettorale di confrontarci ancora una volta con i cittadini. Teletermini da questo punto di vista non ti lascerà in pace, né a te né a tutti gli altri candidati sindaco. Quindi che dirti, buona serata, vuoi chiudere con un, vuoi fare un cappello finale? Non lo so. Un cappello finale, mi va di dirlo che i termitani hanno la possibilità finalmente, non soltanto con me, in realtà ci saranno delle persone che proporranno un cambiamento reale, e altre persone che invece, tolto come dicevo il capro espiatorio, ripresenteranno lo stesso schema, le stesse persone, lo stesso modo di fare sotto diverse spoglie. Ai cittadini la possibilità di scegliere per davvero il cambiamento e di non tornare di nuovo sulle stesse scelte del passato. Grazie per il lavoro che stai facendo, per quello, per l'opportunità che dai a ciascuno di noi di presentare le proprie idee, i propri programmi e di rendere trasparente questa campagna elettorale. Grazie a te, grazie, buona serata. Ringraziamo naturalmente Pippo Preti per il suo contributo alla nostra trasmissione. Chiedo all'amico gestore, che ore sono? 7:10, quindi il tempo a nostra disposizione è quasi esaurito. Vi ringrazio perché siete stati tantissimi, cuori, piaci, mi piace, cuoricini. Grazie, grazie davvero a tutti per la diretta, naturalmente in registrata, andremo in onda diretta stasera, da stasera insomma potete rivedere la trasmissione e quindi riascoltare quello che si è detto. Se siete d'accordo o non siete d'accordo, fatecelo sapere, diteci come la pensate, scriveteci via Facebook oppure via email a info@termini.it e raccontateci un po' la vostra visione di tutto quanto. Se avete qualcosa da chiedere, noi saremo la vostra voce verso quelli che sono i candidati in politica oppure le varie situazioni che andremo a riscontrare. Naturalmente vi ricordo domani sera in diretta il Consiglio Comunale, quindi mi raccomando, sempre su Teletermini, l'informazione, perché un cittadino informato è un cittadino libero. Grazie e buona serata a tutti.